fuggirono per la terra per la paura di pagare una bevuta e fuggendo costruirono logge, costruirono partiti, costruirono sindacati, costruirono club, ma insomma si era perso il linguaggio, si era perso la comunicazione e come vedete anche al giorno d'oggi non si capisce più fra condomi, non ci si capisce più fra homo e homo perché siamo tutti di... Da un certo punto di vista è anche meglio perché anche le donne... La mia moglie, ma questo è un altro discorso. Insomma, le donne sono diverse da nazione a nazione, da paese a paese, ma anche da rione a rione. Beh, dai, raccontacelo te, vai! Delle ragazze di San Benedetto le porta le pianelle a mezzo tacco, le porta le pianelle a mezzo tacco, piglia marito e poi lo fanno bene, e gira e frulla, la rigiri sul pontino, fossi tu madre che avevi fatto fogli per mandarti nel casino, se le civette fossero lampioni, la guglia sarebbe tutta illuminata, al municipio mi parrebbe vero, sarebbe tutta luce rispiarmata, e gira e frulla, la rigiri in via reale, e per farti il culo finto ti sei sfatta ancor guanciale, chi canta per amore, chi per rabbia, chi canta per scacciar malinconia, c'è chi ce l'ha l'uccello e chi la gabbia, io ce l'avevo e me volato via, e gira e vai, uccellin del Paraguay, importanza te ne dai, ma guai non ce n'hai, e gira e frulla, anche se sei grande e grosso, una volta te lo giuro ti ritrovi dritto al posto, e gira e frulla, non fare spacconate, se no ti trovi un giorno fra assato di legnate. Fa venire in mente di farle una domanda, ma ci dica un po' il suo giudizio sulla donna, i suoi studi alla Sorbona senz'altro avrà... Certo, ma io non sono nei studi sulla Sorbona, e visto che siamo in questo contesto, io vorrei regalare a questo pubblico una mia ultima scoperta. Uno scoop, quindi ci incuriosisce, ci dica professore. Ma se vuole glielo leggo, guardi. Prego, è veramente prego. Una mossa che è nata dagli studi sulla Sorbona e che vi dico in anteprima, direi quasi nazionale, insomma. Ve lo dico. Diogene lo cercava col lanternino per farsi luce, cercò l'uomo, diceva, ma forse aveva le idee un po' confuse. Ameleto si mantrugiava con la solita domanda al cervello, dove essere o non essere, e rincorreva fantasmi nel castello. Il mio nonno invece, che di queste cose se ne intende, diceva sempre, dove trovare la botta sicura, dipende. Oh, io l'ho cercato incessantemente per tutta la vita, a furia di rufolarmi ci sono insumato tutte 11 le dita e tutte le volte alla fine e ci aprimo men che prima e tanto se tu vuoi e l'avete messo un canterà di cima. No, ho capito, sono andato al moletto dell'Ardenza a sentirsi se sapevano dove sta, ma al moletto mi hanno detto che l'avanza aspetterà. Sono andato in Venezia dove c'hanno tutto doppio. Sì, ce ne abbiamo due per uno, ma il regalà è morto. L'ho cercata a Salviano fra le fave, alla stazione Supratini, e lì bisogna stare molto attento nel momento dei tacchini. E Antignano, Colline Cotretro, e Barriera Garibaldi, La Guglia, Bencio Bosodo, tutti a dimmi e la fai palloccolosa per Bulletta, ma sei proprio un brodo.
in Piazza 20, quando c'era il mercatino, ce n'era uno americano Doc, un po' d'arnese, ma non lo mi ha preso, c'erano iscrizioni scritte in cinese. L'ho cercato in tutti i punti, perfino al mercatino del venerdì. E un mai accorto da becero, proprio davanti all'occhio, lì. Un giorno lei si è acquattata sul divano e mi ha guardato come i gatti e sorridendomi ha miagolato mio gratti e così dicendo mi ha misterioso punto G il punto groppone glielo strusciai e glielo grattai e gemeva, mugolava e dai passò d'un soffio un'intera ora e lei mi implorò ancora e in quella gioia di festa infinita, oh, e mi si rigazzullirono tutte 11 le dita. Uomini, imparate, la felicità si cerca lontano, e invece a volte dista soltanto una grattata di mano. Avete capito? E l'uomo per me, fatto apposta, è forte con me, da uomo sa dir parole d'amore, ma quel che cerco in lui è il ragazzo che nasconde in sé. È l'uomo per me, è sicuro di sé, è forte con me, da uomo sa dir parole d'amore, ma ciò che amo in lui è il ragazzo che nasconde in sé. Mai nessuno saprà separarlo da me, ogni giorno saprò con lui restare. È l'uomo per me, è sicuro di sé, da uomo son già i progetti che fa, i sogni che ha, ma ciò che amo in lui è il ragazzo che nasconde in sé. Ma è un ragazzo ancora per me, per questo cerco in lui l'amore. Ma è un ragazzo ancora No. Signor Umberto, vero? Come si dice? Sì. Allora, senta, signora Bellato, prima di continuare vorrei farle notare un refuso di lei su me nella presentazione. Ah sì? Ora ho detto che lei è un noto playboy a riposo, quindi... A riposo sarà suo fratello. Ah. Guardi, le do il mio biglietto da visita. Eccolo sì. Qua, guardi. L'indirizzo, sì. Via Gra. 250 millilitri. Va bene, niente. Il numero di telefono, 80, ce ne fosse l'80. Ma quanti numeri alzo? Vabbè, il servizio, l'orario di servizio, 24 ore non stop, tanto sono cavinoso. Questo è molto interessante, però, quindi, chi meglio di lei può parlarci? Delle donne, certamente, delle donne. Ah, io ne ho avute decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia, di tutte le età, di tutti i ceti, popolari, principesse. Addirittura principesse, ci incuriosisce, guardi, ho per l'appunto qui una foto...
con Nemesi, vede, o la Nemesi? Nemesi.